Allora, io canto un brano che ho scritto io, che si chiama 70 cammelli. Uè! Wow! Di cosa parla? Allora, il brano parla di una mia delusione amorosa, però in tono un po' scherzoso e spensierato. E i cammelli? Praticamente... Non dirlo! No, no, sì, puoi, puoi. Allora, dopo sta delusione amorosa, io volevo parlare di quello che provavo. E l'idea mi è nata andando su un sito internet che tramutava il valore delle persone in cammelli. Oh! Grazie. Beh, bellissimo, non ce l'hai te. E questa ragazza valeva 70 cammelli. Allora io me l'ero tipo scritto sul libro d'arte, sono andato a casa, ho detto suona troppo bene. Comunque raga, ho trovato il sito. È il cammellometro. Qui potete calcolare quanti cammelli vale il vostro ragazzo o la vostra ragazza. Ma prima abbiamo bisogno di qualche informazione. Età, ya? 42. 42 anni. Altezza? 1,81. Cappello bruno. Cappello bruno. Lunghezza capelli media. Ok. Oh, attenzione, 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 attenzione. 57 cammelli vale d'argento. Ma scusami, hai perso una brava ragazza. Questo vale 57 cammelli. Ha ragione. Va bene, adesso, mentre noi continuiamo il gioco dei cammelli, Enrico ci fa sentire la canzone. Vai. Vai Enrico. Grazie. Dovrei smetter di sperare che tu poi possa tornare, ma per me lasciarti andare è difficile. Sto iniziando a realizzare che non sei molto speciale e a rimetterci tra i due sei solamente te. Io pensavo che per fare colpo avrei dovuto farti ridere. Ci sono riuscito senza troppo sforzo, ma è il tuo sorriso che ha colpito me. Tu che vali 70 cammelli, ero convinto fossi priva di difetti. Invece sei un po' strana e un po' paranoica. Saremmo stati come il gin e l'acqua tonica. E non so come risolvere questo tuo problema. Ora che pure tu fai parte dei miei, vorrei tornare ad essere solare come la crema, ma non so farlo ora che non ci sei. Grazie. Questa ingenuità, questa inconsapevolezza nel portare una canzone dove paragoni una donna a 70 cammelli, questo si chiama coraggio. Ma se posso dire una cosa, io la definisco spensieratezza, però se posso dire, io che ero arrivato, che ero preso bene, questa qua non mi voleva più vedere. Io a San Valentino ho fatto il gesto, secondo me, molto romantico. Praticamente ero andato alla pensilina dove le aspetta il pullman e le avevo fatto trovare un orso peluche gigante. Stalking a palla proprio. Esatto, no, vabbè, sapevo dove prendeva il pullman. Cioè, e il peluche teneva in mano una borsina con dentro, vabbè, i cioccolatini, che è il classicone. Dico, oh, magari mi manda a cagare, però magari succede qualcosa. Niente. Mi scrive su WhatsApp, io non ti voglio più vedere, ed esco con un altro ragazzo.